Come far crescere gli avambracci in modo scientifico e quindi nel minor tempo possibile. Ciao a tutti, per chi fosse nuovo qui, il mio nome è Edoardo Baldini, questo è il mio canale, sono una delle pochissime persone a parlare di allenamento non per sentito dire, perché qualcosa mi piace o perché sia sempre fatto così, come avrei modo di verificare in questo video. No, noi qui andremo a parlare stando agli studi scientifici, seguendo la biomeccanica, in modo tale da ottenere più risultati possibili nel minor tempo possibile. E per questo motivo, per aiutare più persone possibile a smettere di allenarsi a caso, ascoltare personal trainer sfigati, seguire schede che non abbiano un minimo di senso, ho lanciato il mio percorso chiamato Scienza Dura, che raccoglie oltre 26 programmi di allenamento per tutte le esigenze, sia per la palestra che per la casa, dai 2 fino ai 7 giorni di allenamento a settimana, dal neofita all'avanzato. Ci sono sia programmi bilanciati in full body, upper lower, push pull legs, sia programmi di specializzazione per le braccia, per le spalle, per la schiena, per tutto. Ogni programma ti dà il numero di ripetizioni, il tempo di recupero e il proprio video tutorial, infatti ce ne sono più di 260. E se vuoi smetterti di allenarti a caso, ti lascio la pagina di presentazione giù in descrizione nei commenti. Bene, allora, quando parliamo di avambracci ci sono diversi miti che dobbiamo andare a sfatare prima di andare a vedere come andarli ad allenare. E perché è importante andarlo a vedere? Perché altrimenti, basandoci sulle informazioni che circolano in rete o che ti danno in palestra, ti ritroverai a perdere un sacco di tempo. In particolar modo le cose sono due. Punto numero uno: gli avambracci non si lavorano negli esercizi di schiena. Cosa significa questo? Significa che se vai a fare una lat machine, se vai a fare un pull, se vai a fare un rematore, il tuo obiettivo quando vai a fare questi esercizi non è quello di andare a lavorare gli avambracci, di andare a lavorare la presa. L'obiettivo è quello di andare ad allenare la schiena. Poi possiamo parlare se il tuo obiettivo sia allenare i dorsali o l'upper back, quindi i muscoli alti della schiena, e cambia l'esecuzione, assolutamente sì. Ma il nostro obiettivo è lavorare la schiena. Non vogliamo andare a lavorare la presa, non vogliamo andare a far crescere gli avambracci con gli esercizi di schiena. Perché? Perché nel 99% dei casi gli avambracci sono più deboli della schiena e quindi cederanno, e anche la presa sarà più debole della schiena, e quindi la presa o gli avambracci cederanno prima di arrivare al cedimento molto vicino ad esso con la schiena. E siccome noi sappiamo che la tensione meccanica è l'elemento fondamentale per far crescere un qualsiasi muscolo e quindi anche la schiena, noi vogliamo arrivare al cedimento molto molto vicino ad esso con meno variabili possibili che ci facciano arrivare a un cedimento che non sia quello del muscolo target dell'esercizio. Per questo motivo, quando vai ad allenare la schiena, vuoi andare ad utilizzare dei qualcosa di questo tipo qui, quindi delle fasce. Esistono di diverse tipologie, queste sono sicuramente valide, in modo tale da togliere il più possibile gli avambracci all'equazione dell'esercizio. Chiarito il primo punto, passiamo al punto numero 2. Lavorare la presa non è equivalente, quindi non è la stessa cosa di andare a lavorare gli avambracci. Cosa significa questo? Che tutti gli esercizi di presa, dove magari vai a prendere due manubri e mantieni la presa fermo, ok? Oppure cammini, o comunque qualsiasi esercizio statico dove vai a prendere un peso e lo mantieni in modo tale da rafforzare la presa, benché possa andare a portare aumento di massa muscolare in termini di avambracci, non è la strada più ottimale per farli crescere. Questo cosa significa? Significa che, ti faccio un esempio ritornando anche al punto numero 1, vai a fare degli stacchi rumeni per andare a lavorare glutei femorali e tu dici: guarda, non vado ad utilizzare le fasce che abbiamo visto prima, così almeno mi lavorano anche gli avambracci. Premesso che, come abbiamo detto, è sbagliato, perché poi rischi di cedere prima rispetto che è con il muscolo, molto probabile. Però in quel modo gli avambracci potrebbero crescere un po' se non andassi ad utilizzare delle fasce, andassi a fare degli stacchi rumeni, sì, perché comunque ci saranno degli adattamenti. Ma se il tuo focus è quello di portare avanti gli avambracci, non è la strada più ottimale. La strada più ottimale è quello di andare ad allungare, ad accorciare il muscolo, e in questo modo sì che otterremo i massimi risultati. L'isometria può portare dei risultati, ma non deve essere le fondamenta dell'allenamento. Il tuo obiettivo è per l'appunto quello di far crescere un muscolo. Così come faremo per i tricipiti, così come faremo per i bicipiti, così come faremo per la schiena, vogliamo andare ad allungare il muscolo e ad accorciarlo. Non vogliamo andare a fare semplicemente isometria, benché possa avere dei benefici. Quindi quando parliamo di allenamento degli avambracci, su cosa ci dobbiamo concentrare? Ci dobbiamo tendenzialmente concentrare su due aspetti. Il primo sono i flessori del polso. In particolar modo li riusciamo ad andare ad allenare andando a portare il palmo della mano in alto, quindi andando a fare questo movimento qua. E quindi con cosa possiamo andarlo a fare? Quindi come possiamo andare ad allenare questi flessori del polso, e perché vogliamo andare ad allenare principalmente flessori del polso rispetto agli estensori del polso, quindi invece andare ad avere un movimento di questo tipo qua? Perché i flessori del polso sono i muscoli più grandi e quindi da un punto di vista di ipertrofia saranno quelli che ci daranno il risultato migliore, perché essendo i muscoli più grandi, andandoli ad allenare diventeranno più grossi, quindi sarà più facile avere un aspetto estetico migliore. Qui possiamo andare a fare diverse cose. Un'ottima cosa da eventualmente andare ad introdurre è per esempio un curl, o meglio un wrist curl, come si vede in questo caso, con il bilanciere dietro il corpo, andando come si vede a portare il palmo della mano verso l'alto, idealmente mantenendo 1 o 2 secondi di contrazione, in quanto l'esercizio è
il massimo più duro in alto, quindi nel momento di massima contrazione, mentre in basso, quando abbiamo il braccio completamente disteso e anche la mano completamente distesa, non ci vogliamo rimanere in realtà tanto. Perché? Perché lì in quel caso la resistenza è nulla, quindi non vogliamo passare troppo tempo con tutto disteso. Vogliamo andare poi a risalire, mantenere 1, 2, 3 secondi di contrazione e poi andare a scendere. Mi raccomando che non diventi un movimento troppo veloce, ma controlla la fase di allungamento. Se non vogliamo andare a fare questo, perché magari non abbiamo un bilanciere, ci alleniamo a casa e tutto quanto, possiamo andare a fare un qualcosa di questo tipo qua, dove possiamo andarci a mettere le due braccia sopra le ginocchia, così è anche molto semplice, andare ad utilizzare un bilanciere o due manubri separati e andare a fare di nuovo questo movimento qua, idealmente andando a mantenere il momento di contrazione per 1-2 secondi e poi andando a discendere, 1-2 secondi di contrazione e discendere. Questo per quanto riguarda la prima fondamenta dell'allenamento, se il nostro obiettivo è quello di far crescere gli avambracci. Secondo aspetto, ancora più importante del precedente, e molte persone potrebbero valutare di fare solo questo secondo aspetto rispetto a fare il primo, che magari è un po' noioso, benché poi sia importante per tutto, però se uno dice guarda voglio far crescere gli avambracci, però non è che siano tutta sta priorità, voglio far crescere, cosa posso andare a fare? Andare ad allenare il braccio radiale, un muscolo dell'avambraccio, e lo possiamo andare ad allenare con una presa inversa, quindi con il palmo della mano che guarda verso il basso. Ora c'è da sapere che il braccio radiale lavora in qualsiasi movimento di curl classico, con i manubri, con il bilanciere, assolutamente sì, ma è un muscolo secondario. Andando ad utilizzare invece l'impugnatura neutra, ci andremo a mettere la massima enfasi, e noi qui possiamo andarlo a fare con i manubri, con il bilanciere, con il cavo. Però è importante sapere una cosa, ovvero che il braccio radiale cresce al massimo quando noi abbiamo un esercizio che metta la massima resistenza in contrazione, e quindi la cosa migliore da andare a fare è quella di andare ad utilizzare se possibile un cavo e andarci a posizionare un po' lontani dal cavo, come si vede in questa clip qua, perché questo ci permetterà di avere l'avambraccio che forma con il cavo un angolo a 90 gradi nel momento di massima resistenza. Ciò significa che l'esercizio è duro al massimo in contrazione e questo ci permetterà di stimolarlo al massimo. Questo cosa però significa? Significa che se lo vai a fare con il bilanciere non crescerai, sì assolutamente che crescerai. Se però vuoi ottimizzare l'allenamento, e qui in questo canale si parla proprio di ottimizzare gli allenamenti e quindi di ottenere risultati nel minor tempo possibile, questa è un'ottima cosa. Ora, per quanto riguarda il numero di serie, il numero di ripetizioni, la cosa da andare a fare è quella di andare a fare 1-2 serie sia per i flessori del polso sia per il braccio radiale, quindi per entrambi gli esercizi che abbiamo visto 1-2 serie al cedimento o molto molto vicino ad esso, dove per molto vicino ad esso intendiamo due ripetizioni o una ripetizione dal cedimento, quindi dal punto tale da 9 non riesci più a fare ripetizioni corrette e complete, di prenderti almeno 2-3 minuti di tempo di recupero tra una serie e l'altra, quello decidessi di andarne a fare due. Il motivo qual è? Che abbiamo già visto in passato che il miglior tempo di recupero per la massa muscolare sono minimo 2-3 minuti, e per quanto riguarda il numero di ripetizioni puoi andare ad optare per un numero di 8-10 ripetizioni. Il motivo per cui andiamo ad utilizzare questo e non un numero più basso è semplicemente, soprattutto per il primo esercizio, per una questione di sicurezza, di andare a lavorare un pochino più con le altre ripetizioni invece di andare magari a lavorare con 6 ripetizioni, ci può assicurare, ecco, di non farci male durante l'allenamento. Detto ciò, io ricordo che tutte queste informazioni in modo più approfondito le trovi all'interno di Ascienza Dura, dove ci sono oltre 26 programmi di allenamento per tutte le esigenze, sia per la palestra che per la casa. Ogni programma ti dà il numero di ripetizioni, il numero di serie, il tempo di recupero, il proprio video tutorial, e infatti accederai ad una platea di oltre 260 video tutorial in continuo aggiornamento. Tutti gli aggiornamenti sono gratuiti, tutti i nuovi programmi di allenamento sono gratuiti per tutti i membri. Oltre a ciò, come dicevo, ci sono sia programmi bilanciati in full body, upper low, split miste, pull legs, sia programmi di specializzazione per il petto, per le gambe, per le braccia, per la schiena, per tutto. E puoi prendere anche i singoli programmi singolarmente o prendere tutto l'intero percorso. Se però prendi un singolo programma, poi dopo potrai fare anche l'upgrade, quindi non ci sarà problema. Ti lascio la pagina di presentazione giù in descrizione nei commenti, e ti ricordo che in alternativa è anche possibile abbinarci un percorso sull'alimentazione per la massa che non richiede che tu faccia calcoli di nessun tipo. Ci sono decine di pagine di esempi di diete pronte all'utilizzo. La pagina è sempre la stessa, e per qualsiasi domanda puoi scrivere al mio assistente che si chiama Alessandro, questo email qua o questo numero WhatsApp qui, è sempre disponibile per tutte le necessità, per tutte le domande. Noi come sempre ci vediamo tutti i giorni a luna, sempre su questo canale. Buon allenamento a tutti, ciao a tutti. Peace.